Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Maralino, cantautore, produttore discografico indipendente e dal 2016 anche formatore, consulente musicale. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, l'invito è sempre lo stesso: iscriviti a questo canale YouTube perché dentro ci trovi una marea di contenuti utili per la tua carriera indipendente. Tutorial, guide, video su come pubblicarti, come promuoverti, una vera bomba. Oggi parliamo di Bandcamp, ne approfittiamo di questa bellissima iniziativa dei Tre Allegri Ragazzi Morti, una delle mie band preferite, avevo anche il poster in qualche precedente casa, c'è e lassù in cima, lo tirerò fuori molto presto perché tantissime novità stanno arrivando, quindi continuate a seguirmi, ma adesso parliamo di Bandcamp, di questa iniziativa dei Tre Allegri Ragazzi Morti che utilizzano la funzione che abbiamo già visto, quella del live. È possibile fare i live in streaming su Bandcamp, vendere i biglietti del concerto, impostare una data del concerto e promuoversi. E abbiamo già parlato di questo, di come fare, vi faccio uscire il video. È importante però per questo genere di attività avere un seguito ed è fondamentale, dobbiamo capirlo, bisogna creare il proprio seguito, lo possiamo fare online giorno dopo giorno con i nostri contenuti, è quello che spiego nei miei corsi, andate a spulciare e guardatevi il mio webinar Primo Pubblico, se ancora non l'avete fatto lo trovate anche su primopubblico.it, come partire dal web e costruire il vostro primo pubblico con cui puoi interessare gli addetti ai lavori seri, ma già anche monetizzare durante il percorso, perché se hai una community gli puoi vendere gli MP3 su Bandcamp, li puoi vendere i tuoi live online, abbiamo già detto, ovviamente bisogna tornare a suonare e sto vedendo già diversi post su Facebook di date fissate, tour, si sta rimettendo in moto la macchina già da quest'estate, poi già dall'inverno ci sono tour di artisti segnati e si respira. Questa iniziativa dei Tre Allegri Ragazzi Morti è fondamentale e dobbiamo sostenerla, quindi questo video serve anche a fare pubblicità a questa bellissima iniziativa, però ecco, guardiamolo sempre dal nostro punto di vista di utilizzare Bandcamp e sfruttare Bandcamp. I Tre Allegri Ragazzi Morti hanno una nutrita fanbase e ovviamente hanno realizzato questo documentario che andrà poi a finanziare, diciamo, a sostenere i locali italiani. Quindi lo vendono in esclusiva su Bandcamp, utilizzando appunto la funzione dei live. Allora, quindi, con l'obiettivo di sostenere i live club italiani in attesa della riapertura, Tre Allegri Ragazzi Morti hanno prodotto un docu live che verrà trasmesso in streaming esclusivo su Bandcamp il 21 aprile 2021. Docu Live, credo si chiami A Casa Tua. Il docu live racconta i concerti estivi del 2020 e l'intimo ritorno della band mascherata nelle proprie case in Friuli Venezia Giulia. Un'occasione unica per vivere l'emozione del concerto dal vivo A Casa Tua e per vedere Davide Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni in una dimensione inedita e confidenziale. Il costo del biglietto di 15 euro andrà per metà a copertura dei costi di produzione del documentario, per metà al locale aderente all'iniziativa a cui scegliere di dare il tuo contributo scrivendolo alla mail. E poi ci sono tutti i locali che aderiscono a questa iniziativa a cui potete destinare metà del vostro biglietto mandando una mail e segnalando il nome del locale. Comunque andate su tarm.bandcamp.com, nella sezione merch hanno caricato questo nuovo live e l'hanno caricato praticamente, hanno creato questo diciamo prodotto digitale, no? Infatti se vedete è proprio nella categoria merch della piattaforma, della loro pagina su Bandcamp, vedete? E voi potete creare questa paginetta anche voi creando un vostro live. Ovviamente loro sono molto conosciuti, è un'iniziativa benefica, però avrebbero potuto creare, vedete quanto il materiale inedito, esclusivo, documentario, vedere il dietro le quinte delle band, creare diciamo anche un concerto specifico online e poterlo vendere direttamente con Bandcamp è facilissimo ed è veramente si possono fare cose bellissime, bypassando le piattaforme, lo streaming e magari riuscendo a monetizzare direttamente con i propri fan. Loro hanno ripubblicato diversi dischi anche. Se vediamo su Bandcamp, comunque, secondo me spostarsi da Spotify a Bandcamp sarebbe un sogno. Non so però se si realizzerà mai, però vedete, creare un documentario. Voi potete, vi faccio vedere come si crea un live come si programma un live attraverso Bandcamp nel video che vi ho segnalato, lo trovate nelle schede di questo video. Però potete anche creare un documentario, perché voi poi, che cosa potete fare? Come si trasmette? Per trasmettere poi in live, ovviamente dovete utilizzare un software. Io vi consiglio OBS,
Se noi adesso andiamo a vedere, ve lo voglio far vedere visto che sono qua sul mio Bandcamp, vediamo il profilo. Io avevo creato, no, per quel video un live stream che è in lavorazione. Praticamente si sceglie il giorno, in quel video vi ho già fatto vedere tutto. Poi si fa il test. Ovviamente bisogna compilare queste due parti. Io utilizzo OBS, che sto utilizzando anche per fare questo video, quindi non so se ve lo posso far vedere. Comunque, nelle impostazioni del live dovete inserire la stream key e quest'altra cosa, il server. Ok? Poi che succede? Confermate, lui fa il test, vede che è tutto ok, confermate. Su OBS, poi noi quando andremo a fare la diretta, possiamo anche scegliere di mandare live lo schermo, cioè lo schermo del computer. Quindi magari possiamo preparare magari anche un concerto già preregistrato. Ok, lo registriamo, creiamo delle canzoni esclusive, creiamo una location esclusiva, registriamo un'ora di concerto, quindi abbiamo un video di un'ora. Andiamo a creare il live su Bandcamp, poi lo vendiamo come contenuto esclusivo, come live esclusivo, che andrà solo su Bandcamp. Mettete il biglietto e poi quando andrete praticamente a fare la diretta, farete partire lo streaming e su OBS potete scegliere se far la fonte, no, del video, che può essere una webcam, o può essere lo schermo o la finestra del browser. Voi selezionate schermo, quindi la gente vedrà il vostro schermo. Poi dal vostro schermo fate partire il play del video e va il concerto. E questo può essere un modo anche per fare anche proiezioni di speciale backstage della realizzazione di un disco, il documentario sulla vostra band. Ovviamente ci deve essere un pubblico che è interessato ai vostri contenuti, ma se avete un pubblico, avete una comunità, con Bandcamp vi potete sbizzarrire nel creare occasioni di monetizzazione che possono andare dall'MP3, ovviamente, le funzioni base di Bandcamp, lo streaming, la vendita degli MP3, ma anche la vendita di concerti, di documentari, di contenuti esclusivi live con il suo nuovo, appunto, con la sua nuova funzione live stream. Quindi prendiamo spunto dai ragazzi forti che hanno comunque utilizzato questa piattaforma Bandcamp per la sua funzione del live streaming per una buonissima causa. Ok, sosteniamo anche questa attività. Per esempio, compriamo subito il biglietto. Vedete, qua mi dice che io sono un creatore su Bandcamp, ma io dovrei avere anche un account. Bisogna avere anche un account fan per poter sostenere. Se clicco crea il mio account fan, lo chiamo Mickey Fan. Non so cosa voglia dire, va bene. Ok, Mickey Fan. Ok, devo andare sulla mia mail per attivarlo. Fatelo anche voi, ragazzi. Comprate 15 euro il documentario dei tre allegri ragazzi morti. È una segnalazione spontanea. Lo faccio perché la band è una delle mie band preferite italiane. E poi perché mi piace perché sono molto sensibili a questi sistemi alternativi. Utilizzano Bandcamp. Hanno anche ai tempi, diciamo, sono attivi anche nella monetizzazione. Personalizzata, non soltanto con i soliti step. Ok, ci facciamo un giro dopo. Vediamo se riesco a comprarlo adesso che ho cliccato. Perfetto! Posso anche donare di più. Doniamo 20 euro ai locali italiani. Se possiamo, vedete, aggiungere alla mailing list. Io vado, check it. Fatelo anche voi, sostenete i locali italiani e sfruttiamo praticamente questa funzione di, metto la password di PayPal. Utilizziamo questa funzione di Bandcamp per monetizzare sia per fini personali, anche se volete fare cose in beneficenza. Wow, 20 euro. Ciao Michele, facciamolo ora credo che oscurerò. Paga adesso e il gioco è fatto. Vedete, sono la piena dimostrazione che Bandcamp funziona. Ho appena pagato 20 euro per il live streaming, per il docu live dei tre allegri ragazzi morti. Sarebbe potuto essere un concerto in streaming live, sarebbe potuto essere qualsiasi cosa, però ecco, vedete.
Ho avuto anche il regalo, la testa indipendente 2021 remasterizzato, digitale, perfetto. E credo che poi mi arrivi, il giorno 21 aprile, mi arriverà un link per guardare il documentario che me lo guarderò con molto piacere. Fatelo anche voi, magari vi metto il link per sostenere questa iniziativa nella descrizione del video di Tra Allegri Ragazzi Morti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se utilizzate Bandcamp e grazie per aver visto il video fin qui. Se questi video vi sono utili, vi chiedo sempre di supportare la mia attività, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati e per i prossimi video e commentate, commentate, commentate e distruggete il pulsante dei like sotto i miei video, così più like ricevo, più commenti ricevo, più visibilità ricevo e più iscritti ricevo e più iscritti ricevo e più visibilità hanno i miei contenuti. Grazie mille per aver visto il video fin qui, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!